È un tema che il nostro movimento ha portato avanti, proprio come diceva tra l'altro nel video di apertura Beppe Grillo, l'idea era quella di evitare che le persone rimanessero in politica 30 o 40 anni. Pensare che io neanche ce li ho 40 anni, l'idea che qualcuno sia rimasto in un'aula parlamentare per così tanti anni ha creato un distanziamento tra la classe politica e chi sta fuori dal Parlamento. Dopodiché lui ha espresso quella che è la sua posizione, che tra l'altro era nota, non penso che abbia detto nulla di nuovo, anzi ha ribadito quanto ha sempre sostenuto in questi anni. Resta il fatto che sicuramente delle competenze si sono acquisite, siamo cambiati tanto in questi anni, siamo cresciuti, questo è un movimento che ha fatto un boom in termini di consenso quando era ancora molto giovane, questa legge elettorale ci ha costretto anche a fare dei contratti di governo, ve lo ricorderete nel Conte 1, e a farne uno successivo di accordo di governo per evitare situazioni complesse del paese. Ci ha visto entrare in un governo che era estremamente complesso per la nostra forza politica e l'abbiamo fatto per evitare che il paese pagasse delle conseguenze come quelle delle Ma progettualità le del faccio una domanda più PNRR. diretta. Lei è Sì. eletta a Cuneo, e quindi ci sarà lei o qualcun altro che si presenterà nel Io collegio difficilmente, di tenuto Cuneo. conto quanto è emerso in questo Perché le deroghe ambito, non ci saranno per nessuno. io non credo, però è chiaro che in questo momento il capo politico che deve Ecco, il capo esporsi su questo politico o fa Beppe Grillo molte. che decide? Perché non abbiamo Hanno capito. due ruoli diversi, uno è garante, l'altro è capo E politico, però e il garante credo che la detta la linea. sintesi. Quindi decide Conte? Aspettate, non mi mettete in bocca cose che non ho detto. No, chi Il è il capo garante politico? garantisce quelli che sono i principi e valori, ha esposto quella che era la posizione nota e che tutti No, ma sapevano. guardi che la Dopodiché, credo locuzione mettere che in bocca è una locuzione odiosa, il. perché in realtà nessuno le mette in bocca niente. La questione è che lei ha Dopodiché, detto uno il garante e uno il capo politico, e noi le abbiamo chiesto quindi chi decide, il garante o il capo politico? credo che il capo politico, se mi fate finire il ragionamento, Prego. credo che sia giusto che il capo politico possa decidere di avvalersi non tanto in termini di deroghe, ma di figure che hanno sviluppato una competenza anche per portare avanti del lavoro. Questo non significa solo esclusivamente essere eletti. Io Questa è ricordo una notizia. spesso, no, non è una Beh, notizia, in lei realtà è l'ha una detto cosa che già, abbiamo sempre detto, che però il almeno io l'ho fatto che sempre ci possa essere sostenuto. un. Però mi faccia capire, così lo spieghiamo al pubblico: il fatto che ci possa essere una decisione di Conte, che è il capo politico, che in qualche modo contrasta con quella del fondatore, lo stiamo spiegando al pubblico, è una cosa No, interessante, io credo che no? il capo politico. No, sì, può essere Sì, interessante dal suo punto di vista. sì. Non so se chi a casa sia così appassionato dell'argomento. Penso che però, nel momento in cui un capo politico ritenga che, per esempio, per scrivere il programma si possa avvalere di quella che è la Certo. competenza di chi, fino ad oggi è stato nel lavoro parlamentare, oppure voglia affiancarsi, da qui ai prossimi mesi di chi ha fatto un'esperienza, lo Però, ritengo legittimo. Ministra, Dopodiché. questo non potrebbe essere secondo lei un interesse anche di chi ci ascolta da casa, che lei dice non è interessato a queste questioni, però essere rappresentati da persone che hanno maturato un'esperienza di amministrazione e che hanno una competenza, forse è anche interesse dell'elettorato in questa fase politica che è diversa da quella del Vaffa. E Se con la destra che ha grosse possibilità di vincere. posso essere onesta, io ogni volta che faccio le cose più abituali, compreso il fare la spesa, quando vengo fermato dalle persone, tutto mi viene chiesto tranne lei si ricandida e grazie alla sua esperienza riuscirà a dare un valore No, aggiunto ma io almeno non le ho 5 chiesto di lei, le ho stelle. chiesto se lei non pensa che Quello la che competenza sia mi un chiedo, valore. sì, io l'ho già detto che credo che la competenza sia un valore, però penso che quello che interessi alle persone in questo momento siano i temi. E ciò che viene chiesto e presentato in termini, soprattutto di fronte a una campagna elettorale che sarà breve e temo purtroppo molto intensa, e tenuto anche conto di quello che ha detto Pierluigi Bersani in apertura e che io sposo, quello che deve preoccupare è il fatto che c'è una grandissima fetta dell'elettorato che oggi non va a votare, quella è la vera grande sconfitta, non tanto nostra, ma di tutta De la classe Masi, politica. professore.